Ciao e benvenuto in questo video. Se ancora per qualche inspiegabile motivo non mi conosci, io sono Matteo, trader indipendente, ex programmatore informatico e fondatore di SpaghettiForex.com. Qui si parla ovviamente di trading online ed oggi vorrei affrontare un aspetto psicologico importantissimo che si traduce in una singola, diciamo in un'unica frase super ricorrente che sento dire da tantissimi aspiranti traders, ovvero non ho tempo. Sì, questo sarà un video credo leggermente più corto del solito, ma non per questo meno importante, quindi mi raccomando guarda tutto il video fino alla fine perché affronteremo delle considerazioni non banali su questa cosa che a primo impatto potrebbe risultare forse sciocca, noiosa, non so, anche inutile, del resto come tutti i video che parlano di psicologia, ma che invece è fondamentale per riuscire ad ottenere dei risultati in generale nella vita, ma ovviamente noi qui metteremo il focus sul trading online, come sempre. Dettagli, poche storie adesso e facciamo partire un altro velocissimo video di Spaghetti Forex. Matteo, ok quello che spieghi, ok quello che fai, tutto fantastico, anche io voglio andare in profitto in maniera costante con il trading online, è ovvio, ma non ho tempo. Questa frase quante volte l'ho sentita dire da chi vuole o dice di voler studiare o fare in qualche modo trading online, guadagnando, insomma ottenendo finalmente qualche risultato con un minimo di costanza, direi infinite volte. Vorrei guadagnare appunto con il trading online, ma non ho tempo per studiare, non ho tempo per stare a grafico, non ho tempo per niente. Bene, fammi indovinare. Sei una persona impegnata, molto impegnata. Vorresti fare tante cose, hai mille progetti in mente, ti piacerebbe ovviamente guadagnare e sogni la libertà finanziaria che è sicuramente il trading online potrebbe darti. Ma purtroppo ti manca il tempo. Dannato tempo, non ti basta mai. Ma perché è così poco? O meglio, cambio la domanda. Perché ti sembra così poco? Se ci pensi, infatti, il tempo non è poco, non è molto, e soprattutto la quantità di tempo a disposizione di tutti noi non è differente, ma anzi, potremmo dire che è una costante universale per tutti. Quindi io, tu, una persona che passa per strada, che ne so, Elon Musk o mia nonna, abbiamo tutti lo stesso tempo a disposizione nell'arco di una giornata, ovvero 24 ore. Questo è innegabile. Quindi, capito tutto ciò, perché per tante cose si trova sempre tempo, mentre per molte altre invece no, non se ne ha mai abbastanza? E bada bene, qui non si parla di cose importanti contro cose superflue, perché sono sicuro che, esempio, per i social, esempio a caso, trovi sempre il tempo per passarci qualche ora della tua giornata, per pubblicare qualcosa, non lo so, una foto o per scrollare i vari video delle storie dei tuoi amici. Stessa cosa vale anche per guardare la TV, per le partite di calcio, non lo so, un altro esempio potrebbe essere per i videogiochi, ok? D'altro canto, se capita un'emergenza, diciamo una cosa seria, trovi sempre il tempo per occupartene. Per esempio, se si rompe un tubo, non lo so, e l'idraulico deve lavorare per 5 ore, no, per poter sistemarlo, avrai sicuramente tempo per stare in casa con lui, giusto, durante queste 5 ore. Molto bene. Ora, seriamente, ma soprattutto onestamente con te stesso, ti faccio una domanda. Cerca di rispondere il più onesto possibile. A cosa si riduce tutto il discorso?
Un concetto che ho analizzato ormai molto tempo fa e che mi ha sempre affascinato a livello psicologico, ovviamente per quanto riguarda la mente umana, è la relazione, diciamo il rapporto che si ha, diciamo che ognuno di noi ha tra tempo e priorità. Si potrebbe chiamare la scusa del tempo, lo metto tra virgolette. La frase è: io non ho tempo. Mi spiego meglio. Quando dici questa benedetta frase, io non ho tempo, molto probabilmente stai mentendo. Ebbene sì, questa è una menzogna bella e buona che dici a te stesso in primis, a livello di mente inconscia. Ricordo, in questo video spiego cos'è la mente conscia, la mente inconscia, vai a vederlo se non ti ricordi o se te lo sei perso, non lo so. Comunque lascio il link come sempre in descrizione sotto al video che stai guardando. Comunque, dicevo, è probabilmente una menzogna. Dico questo perché nella realtà dei fatti quasi mai il vero problema è realmente il tempo, se ci pensi, e qui devi essere onesto con te stesso ovviamente. Il vero problema non sussiste, ma è piuttosto una semplice questione di priorità. Ok? Quando qualcuno dice non ho tempo, io sento nelle mie orecchie: questa non è una mia priorità. Non è una cosa che voglio fare realmente, alla quale do abbastanza peso per farla sostanzialmente, ok? Rigirare la frittata in questo senso cambia di molto il significato delle frasi e ti aiuta un sacco a riconoscere, anche con la mente conscia, la reale prospettiva da cui guardare le cose in maniera corretta. Adesso faccio alcuni esempi per spiegarmi meglio. Dunque, la ragazza che ti piace tanto e che inviti sempre a cena, a prendere un caffè, a fare, che ne so, un aperitivo, alla fine non esce mai con te perché dice sempre che non ha tempo per farlo. È sempre impegnatissima. Riformuliamo adesso la frase. La bellissima ragazza che ti dà sempre buca non esce mai con te perché non è una sua priorità, perché non vuole uscire con te, probabilmente non le piaci, non lo so, comunque è molto semplice. Altro esempio: non faccio attività fisica perché non ho tempo. Stesso gioco: non faccio attività fisica perché non è una mia reale priorità. Non mi interessa realmente, non ho voglia di fare fatica, di fare la dieta, eccetera, eccetera, ok? Bene. Adesso, non studio, non mi impratichisco e quindi poi non arrivo a guadagnare in maniera semicostante o costante con il trading online perché non ho tempo. Indovina un po'? Stessa tiritera. Non studio, non faccio pratica e quindi non arrivo ad ottenere i risultati perché non è una mia priorità. Probabilmente considero questa attività, cioè il trading online, come qualcosa di poco serio, un qualcosa che sì, sicuramente potrebbe far guadagnare qualcosina, ma molto incerto, e di conseguenza lo affronto alla leggera, lo tratto con sufficienza, ok? Senza di fatto volerci realmente dedicare tempo, sacrificio, studio, eccetera, eccetera. Questo semplice cambio di prospettiva, come vedi, svela la reale natura dei comportamenti umani, no? E ti aiuta un sacco a cambiare mentalità senza essere sempre costantemente preda del controllo assoluto che ha la mente inconscia su di te e su tutto ciò che fai e poi anche ottieni, soprattutto appunto a livello di obiettivi raggiunti. Sì, perché affermare che non hai tempo sembra, come dire, un qualcosa al di fuori del tuo controllo, no? Un qualcosa a cui pur volendo non puoi porre rimedio, sei una vittima. Vorrei, ma non ho tempo. Dire e pensare invece non è una mia priorità porta tutta la questione su un piano dove ci sono invece le cose che puoi controllare, no? Ti butta addosso la responsabilità di dover in qualche modo agire per cambiare la situazione e quindi riuscire a fare la tal cosa. Tocca a te valutare i motivi per cui una cosa, adesso parliamo del trading online ma vale per tutto, comunque qualcosa è o non è una tua priorità. E poi quindi organizzarti di conseguenza per farla o non farla.
Okay. Detto questo, vorrei anche precisare che non c'è nulla di male a dire che il trading online non è la tua priorità. Ci sta, però lo devi dire a te stesso prima di tutto, e da quel punto è giusto anche che lasci perdere senza sprecare appunto tempo, seppur poco, ma soprattutto anche senza mettere a rischio il tuo denaro. È molto importante. Ora, capito questo concetto importantissimo, la domanda diventa: ma perché tutti dicono che non hanno tempo se in realtà non è una questione di tempo? Molto semplice, perché la scusa del tempo, come dicevamo prima, funziona alla grande. Mi spiego meglio. Funziona alla grande quantomeno per illudersi e sentirsi un po' meglio con se stessi. So che sarebbe fantastico, che ne so, riuscire ad ottenere risultati costanti nel trading online, essere libero, guadagnare anche tanto, magari in poco tempo, no? Insomma, eccetera, eccetera, ma purtroppo non ho tempo. Non è colpa mia, ok? Il concetto è questo. Attenzione però, il crogiolarsi in questa dolcissima bugia che, come dicevo prima, funziona alla grande, ti porta però a non assumerti nemmeno la responsabilità del tuo stesso tempo, ok? La diretta conseguenza di tutto ciò è che si finisce spessissimo con il dire «non ho tempo», ma simultaneamente sprecarne un sacco. Ed anche tralasciare magari un progetto, diciamo, con un fine ultimo molto importante, magari come quello di diventare profittevole del trading online, per esempio. Finisci con il passare le giornate trascinato dagli eventi, non hai il controllo della tua vita, no? Del tempo che passa totalmente disorganizzato, e lo scandire delle giornate è dato in maggioranza da turni di lavoro, no? Come dipendente e poco più. Perché per il resto diventa in grandissima maggioranza un rincorrere i social, le notizie, come si diceva prima, anche l'intrattenimento, eccetera, eccetera. E le 24 ore poi sono finite, dopodiché rincomincia il ciclo con un nuovo giorno e si ripete tutto da capo, ricominciando anche un nuovo turno di lavoro appunto come dipendente. Non ne esci più se fai così, ok? Quindi la posta in gioco è molto alta e mi piacerebbe che questo video ti servisse per capire appunto questo concetto che sto cercando di esprimere, anche se magari non lo applicherai al trading online, non importa, perché stiamo parlando della tua vita. Una vita degna, diciamo così, di essere vissuta non è altro che una scelta continua, incessante e ponderata, diciamo consapevole, se ci pensi un attimo, di come trascorrere il tuo tempo, che è limitato, sì, ma è anche uguale per tutti. Io non ne ho più di te. Io lavoravo da dipendente full time, probabilmente come stai lavorando tu. Io ho una famiglia, ho dei figli, ho degli hobby, ma valutando le mie priorità non dico più che non ho tempo per quello che voglio realizzare sul serio. Ed essendo che nel trading online non si tratta nemmeno di una questione di intelligenza, che ne so, o di talento, ma piuttosto qui si sta parlando dell'impegno e del modo in cui si affronta tutto il discorso, io ottengo risultati, ok? Molto bene, ora una piccola nota finale. Torniamo per l'ennesima volta a parlare dei nostri amici Fuffaguru. Sì, proprio loro, perché questi personaggi conoscono benissimo la dinamica psicologica che in questo video abbiamo chiamato la scusa del tempo. Loro sanno bene che è qualcosa di, diciamo così, spontaneo, no? Che passa per un canale prioritario nel nostro cervello umano, no? Che risiede poi nella mente inconscia a livello di programma installato, come si diceva nel video che ti ho indicato poco fa. Ricordo, link in descrizione se te lo fossi perso. Lo utilizzano, essendo che lo conoscono bene questi Fuffaguru, lo utilizzano tutto questo concetto che ti ho spiegato fino adesso per convincerti a comprare un prodotto togliendo il focus al 100% dal reale valore che ha ciò che vogliono, che tentano di rifilarti, e spostandolo totalmente sul fatto che ti dà risultati senza richiedere tempo, studio, impegno, sacrificio o comunque senza richiedere nulla da parte tua. Per esempio, faccio un esempio per capirci.
un bot automatico che ti promette risultati garantiti senza che tu debba realmente capirci nulla. Zero studio, insomma, tutto automatico, ok? Oppure il copiare il trader esperto di turno o i segnali di un segretissimo canale Telegram, senza dover analizzare i grafici o capire contestualizzazioni o magari sapere le strategie applicate, non lo so. Comunque, insomma, gli esempi si sprecano, ok? Quindi occhio quando ti imbatti in queste proposte, perché sì, a livello psicologico sono sicuramente molto allettanti, ma fanno leva su queste dinamiche potentissime appena spiegate, ok? Per indurti ovviamente poi all'acquisto di un qualcosa di irrealizzabile, di impossibile, perché se ci pensi bene, infatti, se fosse possibile, no, avviare un bot con un click e poi non guardarlo più e non pensarci più, no? E vivere in vacanza preoccupandosi solo di come spendere i soldi che ogni santo giorno, no, ci genera in automatico e anche con un bel guadagno garantito mensile, saremmo tutti ricchi e spensierati. Invece là fuori mi sembra di capire che è pieno di persone che lavorano 8-10 ore al giorno, no, come dipendenti, o come noi di Spaghetti Forex, che stanno diverse ore al giorno sui grafici. Siamo tutti scemi? Non credo proprio, ok? Quindi ricordo anche, a maggior ragione per ribadire il concetto, che il trading online, ripeto perché l'avevamo già detto in molti altri video, è un mercato a somma zero. Quindi se io guadagno 100 euro oggi, per esempio, questi soldi non vengono dal mare, non so, dal cielo o per una magia di qualcuno, ma significa che c'è un'altra persona nel mondo o una serie di persone nel mondo che partecipa allo stesso mercato e li ha persi. Quindi è facile intuire che se tutti potessero guadagnare in automatico, no, senza studiare, capire, senza insomma nemmeno sbattersi, ma solo, non so, lanciando un bot o copiare un segnalino di un indicatore o di un trader famoso, il mercato stesso non esisterebbe più, perché saremmo tutti in profitto, giusto? Invito alla riflessione su questo punto perché è molto importante, vero? Bene, adesso ricordo che noi di Spaghetti Forex siamo ex programmatori informatici, ex ingegneri, diciamo, informatici che facevano questo di professione, che hanno deciso di diventare trader professionisti con metodo e con strumenti, programmi creati da noi stessi per il nostro trading prima di tutto. Se vuoi conoscere il progetto Pegaso, che sarebbe questa suite di software che utilizziamo per essere il più costanti possibile coi profitti generati appunto nel trading online, in questi video li spieghiamo molto molto bene e dettagliatamente. Ti invito anche a iscriverti, a entrare, diciamo così, nel gruppo Telegram di Spaghetti Forex. Trovi il link qui sotto, sempre in descrizione a questo video che stai guardando, dove potrai vedere come li usiamo noi dello staff, ma anche i membri della community che vanno in profitto abbastanza costantemente, appunto, anche grazie, non solo, ma anche grazie all'utilizzo di questi software. Adesso iscriviti al canale YouTube di Spaghetti Forex, lasciaci un like e commenta sotto a questo video per sostenere tutto ciò. A te non costa nulla, ma per noi è molto importante per poter andare avanti a produrre contenuti simili. Che altro dire? Ah sì, questa è la via!